Interlagos è un circuito molto impegnativo per i pneumatici. Le alte velocità di percorrenza di alcune curve con motore che spinge in pieno determinano sollecitazioni combinate, sia laterali sia longitudinali, che impegnano le coperture e possono portare ad un innalzamento delle temperature di lavoro delle mescole. Quello brasiliano è un circuito da alto carico aerodinamico per favorire la massima aderenza nelle curve medio-veloci, mentre in quelle lente la vettura si affida al grip meccanico della mescola. Interlagos è una pista che alterna queste due situazioni in maniera piuttosto bilanciata. Il circuito è appena stato riasfaltato, per questo sarà importante verificare il grado di gommatura della pista durante il weekend. In generale, l'asfalto appena posato è meno severo per la presenza di bitume in superficie, che rende la pista più scivolosa.